Seguendo l'auto e braccandoli, sono riusciti ad arrestarli quasi in tempo reale. Gli uomini della squadra mobile di Venezia, diretti da Stefano Signoretti, hanno fatto scattare le manette ai polsi dei presunti autori di una rapina in una tabaccheria di Zellarino, terraferma veneziana, lo scorso 5 maggio. I banditi, come si vede chiaramente dalle riprese delle telecamere a circuito chiuso, sono entrati nel negozio, pistola alla mano, verso l'ora di chiusura e sotto la minaccia dell'arma si sono fatti consegnare l'incasso. In carcere è finito il napoletano Giuseppe Balzano, 37 anni, e Giorgio Sommaiolo, 45 anni, che è finito ai domiciliari. Suo il ruolo di basista, fa l'operaio in un'azienda di Marcone, il veneziano. Nel suo appartamento gli investigatori hanno trovato il giubbetto usato per la rapina. Balzano invece è stato fermato a Napoli. In realtà ci sono stati alcuni episodi a gennaio, febbraio, fine gennaio, febbraio, e poi c'era stato un periodo sostanzialmente quasi di stasi, e adesso ci sono stati due episodi ravvicinati nel giro di una settimana. Però c'è tutta un'attività preventiva e un'attività di rete condotta con le federazioni di categorie di settore, è volta a prevenire questo tipo di fenomeni e poi acquisire elementi investigativi e dare indicazioni per acquisire elementi investigativi per lo sviluppo delle successive attività investigative. La vettura utilizzata, una Suzuki rossa, è stata trovata in un parcheggio pochi minuti dopo il colpo. Non si esclude che gli arrestati siano responsabili anche di altre rapine e danni di tabaccherie e supermercati. Ricercato un terzo complice tra il materiale sequestrato, una pistola giocattolo e 4.000 euro falsi.